Noi però oggi vogliamo affrontare altri argomenti, parliamo di famiglia e in particolare è uscito i giorni scorsi appunto due motu proprio da parte di Papa Francesco che anticipano un po' quello che sarà detto nel sinodo sulla famiglia che sarà tra poche settimane, proprio siamo alle porte. In particolare lo facciamo con un giornalista, Luciano Moia, dell'Avvenire in collegamento telefonico con noi. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Ecco, grazie per la disponibilità. Allora, lei ha scritto diversi pezzi sull'Avvenire nei giorni scorsi e affrontiamo un attimo l'argomento per tutti. Insomma, naturalmente poi ci sono dei tecnicismi che magari in pochi fanno fatica, in pochi si riescono bene a capire. Però in sostanza si sta arrivando a processi più veloci perché per integrare un certo numero di persone che purtroppo sono andate incontro a una separazione e che attualmente sono, diciamo, un po' ai margini della comunità ecclesiale. Sì, diciamo che come il Papa dice bene in questa lettera, che tecnicamente si chiama motu proprio, cioè una decisione autonoma del Papa, ci sono un enorme numero di fedeli, questa è proprio l'espressione che usa il Papa, un enorme numero di fedeli che vivono con sofferenza la fine del proprio matrimonio e non sanno come verificare se questo matrimonio può essere considerato nullo o valido. Sappiamo che il diritto canonico prevedeva finora, poi dall'8 dicembre, quando entrerà in vigore questa riforma che il Papa ha deciso, probabilmente, sicuramente cambieranno molte cose, però finora la situazione era questa, che chi desiderava verificare la nullità del proprio matrimonio, cioè il fatto che il proprio matrimonio non fosse mai esistito dal punto di vista sacramentale, doveva sottoporsi ad un lungo percorso, ad un lungo iter giudiziario, spesso della durata anche di vari anni, con procedure piuttosto complicate e anche 2 o 3 gradi di giudizio, cioè una volta che il tribunale ecclesiastico avesse pronunciato il primo grado di giudizio, c'era la possibilità di ricorrere e poi addirittura c'era la possibilità di arrivare ad un terzo grado, ad una terza verifica presso la Rota Romana. Tribunale Con questa ecclesiastico che decisione. era, scusi, a Roma oppure nella propria regione o nella propria città? Allora, il tribunale ecclesiastico è in quasi tutte le diocesi, nelle piccole diocesi ci sono tribunali interdiocesani o varie diocesi che si raggruppano con un unico tribunale. Il passaggio successivo è il tribunale ecclesiastico regionale, cioè che c'è in ogni regione ecclesiastica, e il terzo grado, la Rota Romana a Roma. Ora il Papa dice, quando le cose sono chiare e non c'è opposizione tra le parti, basta un grado di giudizio, quindi procedure molto più snelle. Ma non solo. Quando le cose sono appunto talmente evidenti che non c'è conflittualità, il vescovo, che in questa riforma del Papa è chiamato ad essere protagonista diretto di queste procedure, può decidere un processo breve, cioè un giudice, che può essere anche lui stesso, valuta la situazione e decide la nullità matrimoniale. E, quindi, insomma, il Papa va veramente incontro alle persone che soffrono in coscienza per la fine del proprio matrimonio e vorrebbero verificare se questo matrimonio c'è o non c'è, perché sappiamo che nullità matrimoniale non vuol dire che il matrimonio viene annullato, vuol dire che la Chiesa verifica che questo matrimonio, per tutta una serie di condizioni, la mancanza di fede, la mancanza, un errore, un giudizio errato, l'esistenza di una relazione coniugale alternativa che non sia mai interrotta, insomma è molto complessa la casistica. Dunque, per tutte queste condizioni, il fatto per esempio che la persona sia già stata sposata in precedenza e non lo comunichi, purtroppo succede anche questo, adesso con questi flussi migratori, soprattutto provenienti, ho in mente in molti casi, di persone provenienti dal Sud America già sposate e poi magari per ignoranza, magari per superficialità, non comunicano questa loro condizione. Quindi per tutta questa serie di situazioni la Chiesa può dire questo matrimonio non è mai esistito. Ora, questa,
Questa possibilità il Papa la offre in modo più semplice, più rapido, chiamando i vescovi ad essere protagonisti diretti di queste vicende, ad un numero molto più elevato di fedeli, presentando questi due motu proprio, anzi uno, a noi interessa uno, l'altro è per le chiese orientali, quindi Orientale, insomma sì. è un po' lontana dalle nostre preoccupazioni. Il presidente della Rota Romana, Monsignor Pinto, ha proprio spiegato che il Papa ha espressamente indicato questo desiderio di passare da un ristretto numero di poche migliaia di nullità, oggi ne vengono pronunciate appunto poche migliaia all'anno, a molte centinaia di migliaia, rendendo più semplice questo percorso a tutte le persone che vorranno farlo. E In questo questa ovviamente maniera, sì, consentirà prego. poi a chi desiderasse di avere un nuovo legame, un nuovo matrimonio con delle nozze in chiesa. Ma certo, perché ha accertato che il primo matrimonio non è mai Non c'è esistito stato. per la Chiesa, una persona non è mai stata sposata e può sposarsi nuovamente, perché nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a persone che hanno già avviato una nuova relazione, hanno già un nuovo rapporto sentimentale e questo matrimonio preesistente crea in coscienza un problema etico, insomma, abbastanza pesante per una persona che crede, una persona credente. Certo, e anche diciamo con questi tempi naturalmente una difficoltà di ritornare alla fede o poi il logoramento che sicuramente allontana poi anche alla fede e provoca insomma così un malessere in generale della persona. Noi ringraziamo allora Luciano Moia per essere stato con noi, naturalmente un argomento poi che torneremo ad affrontare, in particolare poi si diceva che entrerà in vigore dall'8 dicembre, quindi 8 insomma dicembre. c'è qualche tempo ancora. Grazie Luciano Moia. Grazie, Grazie a voi, buona giornata. arrivederci e buon lavoro.